Salve a tutti, sono Andrea Gianetti e oggi farò per voi una cosa facilissima da fare a casa, una colazione rapida, molto buona, The Good Foods con un French Toast. Ma basta perdere tempo, adesso una bella ricetta per tornare alla vita quotidiana. Due fette di pane con delle uova, eccole qua, opla, tiratele fuori e mi raccomando, conservate soltanto l'albume. Ecco, non come ho fatto io che mi è cascato il tuorlo, riprendetelo e lo mettete da parte. Poi, latte ad alta digeribilità, nel mio caso senza lattosio, se no faccio festa, al bagno però. Ed ecco qua, mescolare il tutto con grande maestria. Certo, intingete le fette di pane dentro quel bel miscuglio che avete fatto, dopodiché una noce di burro PAM, ecco qui, la mettete sulla padella calda e diventerà così. Poggiate le fette di pane e dopo qualche minuto, esattamente 4/5, diventeranno così e le rigirate, le prendete e sono pronte per essere impiattate, facili e veloci. Olè. Un po' di yogurt greco bianco per dare un po' un tocco di salutare a questo piatto, miele per renderlo un pochettino più slurposo, ecco qui miele ovunque e fichi, vai con i fichi, figaiosa, più fichi ci avete meglio è, fichi freschi mi raccomando, e poi noci pecan, beh dovrebbero chiamarsi più o meno così, insomma una bella ricetta gustosa ma con prodotti belli salutari, insomma The Good Foods non a caso, per ricominciare la vita quotidiana dopo le nostre belle vacanze. Certo che una cosettina da bere ci starebbe bene, eh? Ah, è vero, perché no? Un bel caramel macchiato di Starbucks.